Allora, ultima parte di Focus, sono le 22:30, andiamo fino alle 23:00, ovviamente stasera ci dedichiamo a questo tema che è di interesse generale, se ne è parlato tantissimo, se ne continua a parlare, ci siamo anche chiesti la politica al di là del Parlamento, poi anche localmente, cioè che segnali avete ricevuto, voglio dire, al di là della solidarietà, c'è qualcuno che si è impegnato a fare qualcosa di concreto, a cambiare, a chiedere che i parlamentari cambino queste leggi, per esempio, perché voglio dire, ci sono parlamentari veneti che sono a Roma e beh, almeno da loro ci si potrebbe aspettare qualcosa. Guardi, a Dai, chiacchiere tanti, a tante chiacchiere. chiacchiere tanti, a fatti fino adesso zero. Quasi niente. Voleva dire Marotta? No, beh, oltre a ciò c'è anche l'informazione poi, no, che viene Manipolata. manipolata, distorta. Io ho visto l'altra sera a Piazza Pulita, no? Un suo collega che faceva vedere un sondaggio, perfino mia moglie si è scandalizzata, cioè mia moglie si è scandalizzata. Poi ho detto, ma non è possibile, ma dove li fanno questi sondaggi? Il sondaggio era, vi sentite sicuri nella vostra città? L'84% di Dice persone di hanno sì, detto di sì. ma è tutto Però io tarattato, dico, non è io che vero, sono di centro-sinistra, non è io vero. dico, ma no, scusi, neanche nel Vaticano, perché se stavano ammazzando il Papa, non sai chi si è proprio sicuri, no? No, gli hanno sparato al Papa, quindi non è che proprio. Dico, ma dove l'hanno presa questo sondaggio? Sarebbe interessante. Cioè, ecco, poi se guardiamo le forme di giustizia e di sicurezza che ci sono, io vorrei ricordare un episodio che ho vissuto in diretta quando ero più giovane, per dire le tipologie di sicurezza che ci sono. Sono andato a vedermi un concerto in Svizzera, avevo 22 anni, 22-23 anni. Sono andato a vedermi un concerto in Svizzera perché purtroppo in Italia c'erano gli autonomi che tiravano le bombe alle rock star e perché gli dava fastidio il biglietto a 7.000, 10.000 lire, doveva essere l'autoriduzione e naturalmente le rock star americane non venivano a suonare in Italia e noi italiani fessi andavamo all'estero a vederceli perché chi voleva vedere il rock andava all'estero. Insomma, vado a Zurigo a vedere questo concerto e mi rendo conto che sono partito con pochi soldi. Porca miseria, cosa faccio? Va bene, senti, ho il sacco a pelo, dormo in sacco a pelo. Il sacco a pelo dormo in stazione dove, vicino al Palasport. Alle 3 di mattina è passata la volante della polizia, sono passati in due, mi hanno detto, amico Fritz, qua non si può dormire, fuori, cammini fino a quando sono le 7 e quando si riapre la stazione, c'è cioè la sala d'attesa, potrai dormire. Ma non che dormi per terra oppure io ero su una panchina fuori, per dire che se le regole ci fossero e soprattutto fossero rispettate, ci fosse la sicurezza garantita e la garanzia della certezza della pena, ripeto, molte cose non succederebbero o comunque succederebbero in minima parte. In forma Perché ridotta. io credo che qua dentro siamo tutti d'accordo, ma anche chi ci guarda a casa, se una persona fa una rapina e prende 4 anni. Cos'è? Sono chiusa in casa fuori carabinieri? Boh, magari ci dica qualcos'altro e riusciamo a capire qualcosa di più. Se uno No, prende. volevo chiedere al regista Bazzoni se possiamo recuperare l'intervista di ieri di Anna Maria Parisi a una delle derubate, una ragazza, una signora anziana che diceva, raccontava quelli che erano stati gli attimi di terrore. Scusi se l'ho interrotto. Uno prende 4 anni e poi è fuori, è logico che dice, vabbè, senti, io posso anche continuare. Ma se uno fa 4 anni e se li fa tutti, la volta dopo io credo che cominci a pensarci, perché sono 4 anni della vita che vanno via. Se sono 10 gli anni, questo torna a fare le cose a delinquere, secondo me ci pensa, perché molti anche che fanno galera e che sono in galera, io vedo anche iniziative positive, hanno aperto il ristorante, non mi Sì, ricordo, a Carpenedo, no? sì, no, ma hanno Ah anche no, aperto anche in carcere, sì, in a carcere, hanno opera, aperto con opera, persone opera. che intervistate dicono che hanno capito e stanno capendo, perché sono dentro, quello è il problema. Se noi lasciamo fuori a delinquere, questi continueranno a Infatti io farei delinquere. anche i carceri produttivi, cioè, almeno gli In impegni, cui gli assegni un lavoro. lavoro e si mantengono anche, invece che li paghiamo noi si mantengono anche, Ma non c'è lo so. un problema di fondo però, che vorrei capire una cosa che si sposta da questo sì, argomento. Ma secondo voi l'erario guadagnerebbe di più
se facesse lotta all'evasione fiscale o la lotta alla corruzione? Sono 80 miliardi di corruzione, per perché, questo è una perché, bella, perché bella io i conti, io i conti sono capace di farli, e bene anche, molto bene su farli. 80 miliardi la corruzione, no? Per cui sono tanti. Sono loro no, non li fanno questi sono conti, non li hanno mai fatti. Li fanno, beh, li ma fanno, vede, il problema fanno, vero fanno, in Italia è la burocrazia. Fanno. Lo dice uno che lavora in comune, io sono un funzionario comunale, ho fatto il consigliere regionale, ma sono un funzionario comunale. E la cosa peggiore è lottare anche con colleghi, non adesso ma in passato, perché magari volevi portare delle innovazioni che eliminavano tempi d'attesa per i cittadini. No? Questo è un problema serio, perché nella burocrazia e nei vari passaggi che ci sono si annida la corruzione, perché c'è la possibilità per uno di dare un parere o non darlo, di darlo in 10 giorni o di darlo in 50 giorni, e tu magari imprenditore aspetti questo, che okay. Giusto ne approfitto, giusto per la burocrazia, per dire, noi spendiamo tanti di quei soldi che neanche ci immaginiamo, io l'ho portate, le ho fatte vedere prima al direttore, ne approfitto. Questo è un pacco di lettere che mi arriva a casa dalle Poste Italiane. Io ho un conto corrente, come penso abbiate tutti quanti, si spera, un conto corrente. E ho chiesto alle Poste Italiane di non mandarmi le notifiche di tutte le operazioni che mi arrivano sul conto corrente. No, non è che sono ricco. Vi assicuro qua che si è anche ai 15 euro del telepanteriva. Gliele mandano. Sono 48 in 3 mesi. Allora io domando, è mai possibile che io 48 saremo milioni che abbiamo i conti correnti alle Poste, ma anche alle banche? Ma è possibile le Poste, che sono una società dello Stato italiano, io ho chiesto di mettere una firma col sangue, non le voglio, questi continuano a riempirmi e mi hanno detto che non è possibile, per dire che ci sono sprechi, sono soldi buttati via, e poi dove c'è più burocrazia si decidono anche le vite delle persone, perché voi magari imprenditori avete giusto sindaco, ci sono dei soldi, dovete avere dei soldi, ma bisogna avere il parere di questo, bisogna avere il parere di quello, bisogna avere 20 pareri, e su 20 pareri il 19esimo no, non te lo dà, perché aspetta, si annida comunque la possibilità di corrompere. E poi questo si ritorce sulla sicurezza. E questo logicamente si ritorce anche buttate, sulla sicurezza, no? Perché sono soldi buttati. Allora, propongo uno sciopero generale per avere il diritto alla legittima difesa e sparare dentro e fuori casa. Vediamo, grazie a Fabrizio Bazzone in regia, che abbiamo recuperato un'intervista di Anna Maria Parisi a una signora anziana che ha vissuto questa terribile esperienza. Ha sentito la storia del pensionato del Milanese che ha sparato e ucciso il ladro? Sì. Cosa ha pensato quando ha sentito quella storia? Che ha fatto bene a sparare. Che sarei un'altra anche a me, pronta a sparare. Al momento stesso che mi tegneria non risparmio. Chi parla è Bruna Colusso, pensionata 76enne di Quinto. A 2 anni di distanza dalla brutale rapina subita in casa, e nonostante i giovanissimi rapinatori da allora siano stati assicurati alla giustizia, non si sente ancora al sicuro. La signora mi ha detto, e anche mi ha detto chi c'è dentro, e che dopo gli ha cavato mesi, o anni, cose che hai cavato. E adesso penso che sia fuori. Non mi fido, se mi va un netto stasera fissata da dire che sia fuori, non dormo. Mi sento sempre agitata, sempre con l'alto, mai tranquilla, ecco. Aspirava a vivere una vecchiaia più serena, racconta Bruna, ma i rapinatori le hanno letteralmente rovesciato la vita. Pensavo da vivo tranquilla, come che magari sa mio marito. Qui mi ricordi mio marito, e se non più mi ricordi. Avevo un bel anello, avevo 3 reogli che mi regalavo, avevo tanta roba, e adesso sono stata la roba che mi ha regalato mio marito, e una roba da 1 euro che mi ha regalato mia cugnata del mercato. Meglio armarsi? Meglio armarsi, sì. Maria Parisi, tantissimi anziani aggrediti, pestati brutalmente in casa. Senta Stacchio, le è mai venuta l'idea di andarsene, dice io basta, qua me ne vado perché ho vissuto quello che molti considerano un trauma e vado a stare da un'altra parte, no? Mi porto la famiglia altrove, chiedo alla compagnia petrolifera di trovare un'altra di servizio. Sì, magari
In Libia è mezzo deserto. In Libia è mezzo deserto. Insomma, sarebbero scortesi. Non è facile lasciare la propria terra. Non è facile. Non c'è neanche da scherzarci sopra su queste cose. Però tanti lo fanno e è una perdita economica e questo dà oltretutto anche fastidio, perché se si portano in laboratorio in Austria, perché in Austria c'è un fucile in ogni famiglia, come in Svizzera, del resto in Germania è un culto anche là, e noi, da loro un'espulsione praticamente vale per un reato così 5 anni di galera, e dopo gli chiedono perché non l'ha fatto. Penso che queste cose pian pianino, visto come è stato diciamo a livello di governo gestito la faccenda dei migranti, sì, quando se ne sono trovati sulla coscienza loro, perché non sulla mia, sulla loro coscienza si sono trovati 4-5 mila morti, e poi è subentrata la Germania. Adesso è la stessa cosa. Quando muoiono gli anziani, mica la colpa è mia, la colpa è chi gestisce la sicurezza. Chi gestisce la sicurezza non può fare come che ha fatto Cadorna. Storicamente noi stiamo ricalcando il passato. Il passato non lo conosce nessuno, perché qua la cultura è zero. Ma loro non lo sanno neanche queste cose. E ho letto lì una cosa molto che mi irrequieta, mi dà. Perché non vorrei che venisse un altro 8 settembre, sa? Mi darebbe molto fastidio che arrivasse un altro 8 settembre e che si andesse a cercare un altro, che sappiamo benissimo chi è stato il dirigente di questa faccenda, che è Badoglio in sostanza. Mi dispiacerebbe molto che in Italia succedesse questo. Io penso e spero che ci sia un concreto immagine di quello che è oggi la morale e l'educazione, che ci sia un recupero di certi valori, che certi valori non ci esistono più. Noi vediamo, io se ho una figlia che ha da marito e gli dico, sta attenta cara, quel ragazzo là fa il donatore di sangue? Sì. Vai, qualche volta va in chiesa? Sì. È povero? Sì. Sposalo? Sarai felice, e altrettanto, hai capito? Questi valori nelle famiglie esistono, non lo so, è una perdita inestimabile, non ci rendiamo conto, e dobbiamo recuperare questi valori. Io mi auguro. È cambiato molto il territorio nord-est da questa società, no? Anche la questione degli imprenditori che si suicidano, insomma, anche c'è una vulnerabilità tremenda, e il peso della pressione fiscale, della burocrazia di cui parlava Marotta. Signor Zancan, pensa davvero che Rai 1 faccia passare il suo messaggio? È filo governativa, no? Non so, è una domanda che le hanno fatto, non so se... Ma non so, non credo che abbiano. Veniamo a Rete Veneta. Se intervistano, credo che l'abbiano già intervistata oppure no. No, ma penso che sia stato quello sul, come si chiamava, l'arena di Giletti, che eravamo domenica. Sì, eravamo, abbiamo visto, sì. Eravamo lì io e mia moglie. Cioè, io ho fatto due domande ben precise a Fiano, no? Visto che si occupa della giustizia del partito del PD, io ho fatto due domande semplici. Mi dica cosa state facendo sul tema sicurezza, certo, e mi dica anche cosa state facendo sulla legittima difesa. E lui mi ha risposto che me l'aveva già detto. Gliel'aveva già detto. E sa qual è la risposta che mi aveva dato prima? Qual è? Che sul tema della sicurezza e legittima difesa avevano incrementato le forze di polizia a 2.500. Sì, ma vanno anche in pensione, però, aspetti, per quello, aspetti, che so. E io non sono stato capace a non dirgli, ma cosa li mettete a fare che non sono neanche tutelati e non sono neanche abilitati, più che tutelati, non sono neanche abilitati a fare il loro lavoro. E ho detto che la smetta di prenderci in giro. Io ho detto fuori dai denti che lui e quelli come lui devono smetterla di prenderci in giro e che facciano cose più concrete. E Giletti l'ha rimproverata? Sì, ha tentato, però sa. Il soldato Giletti va in Kurdistan vestito da soldato a intervistare
i Peshmerga che combattono con l'ISIS, cioè il soldato Giletti, cioè manda, adesso paghiamo anche Giletti con l'elmetto che va a fare, far finta di fare il soldato. Mi ha detto soltanto che mi ha avvertito prima e dopo durante mi ha detto che nella sua trasmissione non vuole che ci siano sbalzi, gli ha chiamato sbalzi, no? Cioè riferito a me, capito? Quindi non che una mezza trasmissione pacata che deve rimandare tale e quale. Non doveva evitarlo. Infatti, perché, è così, devono rimanere pacati, infatti resta pacati, salvo sul canone. Sul canone vanno giù piattissimi. Allora, no, sindaco. Sì, direttore lo sa, no? Di noi tre. Graziano è il buono, io sono il bello e lui è il cattivo. Quindi si figuri se il più buono di noi tre ha ucciso uno, cosa può succedere nel resto? E il brutto non c'è. Il brutto non c'è. Però Hermes adesso lui potrebbe aggiungersi a noi ed aiutarci nella nostra battaglia. Quindi Hermes farà il brutto. Bene. No, ecco, bisogna anche cercare di sdrammatizzare un po', perché quando c'è ci sono fatti così tremendi, traumi che lasciano delle cicatrici indelebili, poi ci si deve si deve reagire anche un'arma giusta può essere anche di l'ironia. Volevo aggiungere soltanto l'ultima cosa, direttore. Quando chiedeva a Stacchio se ha mai pensato di andare via, allora tante persone, anche dei politici locali del Vicentino, hanno detto a Zancan: beh, ma forse è meglio che tu chiudi la tua attività, perché qua stiamo più tranquilli. E adesso lei ha chiesto a Stacchio: ma non hai mai pensato di andare via? Oppure qualcuno può dire a Mattielli: ma non hai mai pensato di chiudere il tuo deposito? No, non dobbiamo noi andare via, noi chiudere o noi cambiare mestiere. Sì, ho dovuto farlo, però no, ma non dobbiamo, noi dobbiamo continuare a battere il ferro perché le cose cambino. È casa nostra, sono le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre attività, che vadano a fare, ecco, che vadano a quel paese loro, che sono i delinquenti. Noi dobbiamo continuare ad andare avanti testa alta, faccia pulita, e batterci per quelli che sono i nostri ideali, le nostre famiglie e le nostre attività. Abbiamo famiglie e botteghe. Allora, la non sicurezza è una scelta politica voluta dallo Stato con le leggi che emana. Infatti Zancan diceva: qual è l'obiettivo? Un obiettivo potrebbe essere, adesso faccio le dietrologie da una parte e dall'altra, il centrodestra potrebbe essere interessato a creare tensione, a non affrontare il problema, così poi elettoralmente potrebbe ottenere i voti. Centrosinistra. Sì, però io mi permetto, di controbattere, che quando è stato, non voglio fare il centrosinistra. No, ma facciamo un po' di voglio guardare quello che è successo. Quando c'era il governo Berlusconi, sappiamo benissimo che per salvarsi da una serie di questioni che lo riguardavano direttamente, hanno cercato di fare 100.000 leggi per bloccare, per la prescrizione. Siamo sempre lì, e c'è stato anche, ci sono stati anche i nostri concittadini che dicevano: beh, ma se il pesce puzza dalla testa, perché non lo devo fare anch'io? Il problema è sempre quello. La politica dovrebbe essere d'esempio. In questo paese non è mai di esempio, non è mai di esempio, mi dispiace dirlo. Voglio fare i casi personali, però lei sa la mia vicenda stupida, che non ha nulla a che vedere con la drammaticità di questa cosa qua. Nel senso, una vicenda positiva, credo, no? Avere rinunciato al vitalizio. È una, anche mia moglie mi dice: non dirlo più perché lo sanno tutti. Vabbè, però è anche da sottolineare che c'è stato qualcuno che lo ha fatto, no? Io ho rinunciato al vitalizio da consigliere regionale, rinuncio praticamente a 500.000 di euro, perché contandoli uno sull'altro sono almeno 500.000 di euro. Ma la gente non gliene è importato più di tanto, perché non sono stato rieletto. Non è che è questo che colpisce, colpisce di più quello che grida, che non fa i fatti, come dice lei, che poi la politica è tutto fumo, chiacchiere e pochi chiacchiere distintivo. Invece bisognerebbe che la politica si desse da fare perché questi problemi venissero risolti. Anch'io sono d'accordo sulla legge, sulla legge che venisse fatto con i tecnici, che spero, se verrà fatta, che venga fatta con i tecnici, perché se non la fanno con i poliziotti e i carabinieri, i politici da soli sicuramente faranno una cattiva legge. Ma se la fanno, devono mettere le forze dell'ordine a fare la legge con loro. Il problema è che siamo sicuri che questa politica vuole fare delle leggi per la sicurezza? Io parlo di destra e di sinistra, perché gli esempi a sinistra e anche a destra hanno dato degli esempi pessimi. Allora, ripristinare controllo delle frontiere, mai più sicurezza, tutto inutile. Faccio presente che in Slovenia negli ultimi 2 giorni sono arrivati 11.000 profughi, e che
adesso sono 200.000, l'Austria ha chiuso le frontiere, ha chiuso la Croazia. Dove vanno questi senoni in Italia? Cioè, questo è il sospetto e comunque una previsione abbastanza facile. Ho un figlio di 4 anni, lo lascio orfano, ci facciamo ammazzare tutti? Ma questi sono i discorsi che continuano giornalmente a emergere, perché la gente ha paura. Delle famiglie. Le famiglie normali hanno paura, perché con tutto quello che sta succedendo noi siamo abbandonati a noi stessi. Cioè è diventata terra, cioè il nord-est, io parlo delle nostre zone, è diventato terra di conquista dei ladroni, dei delinquenti, di predoni, cioè, chiamiamoli come vogliamo, capito? Cioè, non è, cioè, dico, ma come si fa a essere indifferenti, come si fa a continuare a essere indifferenti su una cosa del genere? Anche Graziano ha detto, cioè, la sicurezza deve venire prima di ogni cosa, perché tu quando lavori e vivi in sicurezza puoi dare il meglio di te stesso. Questa è una malattia, cioè io la reputo, almeno parlo per me è una malattia vivere in queste condizioni qua, perché tu non sei concentrato su quello che stai facendo, perché hai mezza testa che ragiona, sì, però devo lavorare, però porca miseria, occhio, perché devo stare attento, perché potrebbe capitarmi, perché con tutto quello che è successo potrebbe capitarti ancora. Cioè è invivibile, è anche ingestibile una cosa del genere. A proposito di sicurezza, anche volevo sapere da Mattielli, voi che protezione vi è stata offerta, se vi è stata offerta qualche protezione dopo quello che è successo? Nessuna, perché mi hanno portato, avevo il fucile, me l'hanno portato via subito, sono rimasto disarmato, mi hanno lasciato alla mercé dei ladri, addirittura avevo il fucile, io ero andato a Bologna per fare della manutenzione alle protesi e i carabinieri sono andati in quel momento lì a casa di mia madre e si sono portati via il fucile. Sua mamma quanti anni ha, Mattia? Adesso è morta, sono 2 anni che è morta. È morta da 2 anni, sì. Sì. Senta, le era mai successo, viva sua mamma, di subire furti? Quando era viva? Sì. Sì. Vabbè, insomma, appunto, gli anziani sono quelli che poi... Beh, ma vede, adesso, sono... sulla questione di avere subito più volte le cose, perché anche il pensionato siciliano era la quinta volta sì, che andavano a rapinarlo. Esatto. Cioè, bisogna tenere conto anche dell'esasperazione delle persone. Da noi non esiste, non doveva stare a casa sua, non ci doveva neanche essere qui. Ehi, puntualizziamo bene la cosa. Sì, ci sono tutta una serie di cose. Non dovrebbero neanche esistere. Dovrebbero essere tenute in debito conto, perché, ripeto, 4 volte. E poi, oltretutto, si è trovato anche in una condizione, mi sono trovato anch'io, mio padre, sempre nella casa dove abitano, che è al mare, a Cassavio, Jesolo. E noi stavamo giocando a carte in cucina, va di là per controllare la finestra e sento un gran trambusto. E stava salendo un ladro dal balcone e mio figlio dormiva, aveva 7 anni, dormiva in stanza, ma a me mi è venuto un magone, per un mese non sono andato più a casa di mio padre, perché avevo paura per pensare che questo entrava e andava, come si è trovato purtroppo lei coi figli, cioè veramente cose che non stanno nel cielo in terra. Lì effettivamente io non so come avrei reagito. Mio padre è stato anche bravo, si è messo a urlare e questo ha preso paura, ma se non prendeva paura cosa faceva? Minimo gli dava una roncolata, resti incessato, resti là, perché tu pensi che sia l'ultimo respiro che stai tirando, cioè questo proprio ha il terrore, il panico in questo, cioè l'adrenalina fa di scherzi che non è neanche paralizzato, bisogna provarlo, perché invece di reagire la notte ti ghiaccia, l'ho provato più di qualche volta, resti là tu per un tot di secondi, resti fermo, sei diventi anche, cioè, perché ti domani come mai, cosa fa? No, non ti rendi conto, perché cioè, loro son pronti a quello che fanno, a te invece ti prendono sempre la sprovvista, dunque tu sei per quanto poco resti sempre scioccato. Staglio, c'è chi dice in queste circostanze, ma io volevo intervenire, poi ho pensato alla mia famiglia, cioè se mi mettevo in pericolo, a lei non è passato per la mente così la paura di restare a sua volta vittima e quindi di procurare l'angoscia e la disperazione che mi ha preso mi ha dato la lucidità e il controllo della mia persona al punto di esercitare
un'azione così precisa e così attenta a non fare del male a nessuno e a mettere in sicurezza gli altri che erano lì sul piazzale, per la ragazza. Sì. Il pensiero fisso era quello. Io dovevo in qualche maniera, è andata perché sì, qualcosa c'è, io lasciamo perdere. Certo. Jenny si chiama questa, sì, Jenny, ragazza. Jenny, no, sì. Quanti anni ha Jenny? 27, no, 28. No. Sì. 30 anni, circa 30 anni. Jenny ha deciso di continuare a fare lo stesso mestiere, sempre nel suo... Beh, Jenny l'abbiamo dislocata su un altro punto vendita che abbiamo su un centro commerciale dove speriamo che sia più tranquillo, speriamo. Perché, certo. Lì dentro lei comunque non ci sarebbe più tornata, ma... In ogni caso siamo stati costretti a chiuderlo quel punto vendita lì, perché con tutto quello, cioè in un anno e mezzo, poco più, una rapina messa a segno, 1,2 milioni portato via. A novembre ne hanno tentata un'altra e l'abbiamo saputo l'aprile del 2014, perché per non spaventarci, ed erano gli stessi della prima, perché è andata così bene che avevano tentato, soltanto che li hanno bloccati praticamente prima e sono stati anche arrestati, perché ed era l'ex madre del Brenta, cioè non è che fossero... i chirichetti o di agente sprovveduta. Dopo una settimana del fatto che è successo, io ho rischiato la vita, lui ha rischiato la vita, tutti abbiamo rischiato la vita quella sera lì, però abbiamo sventato una rapina. Cioè, mi aspettavo che dall'assicurazione un grazie, non so... Sì, un semplice segnale, grazie, insomma, è arrivata una bella raccomandata dopo 8 giorni che non avevo più la copertura assicurativa perché siamo persone troppo a rischio. Ah, ecco, bene, quindi è fantastico. Cosa dovevo fare? Il risultato è quello. Cioè, con tutto quello che mi è capitato, cioè, dovevo tenere aperto il punto vendita. Certo. L'ho chiuso, ma l'ho chiuso in segno di protesta, certo, perché non è possibile. Senta, perché c'è una... ci sono posti in cui ci sono negozi, aziende, in cui questi fatti si ripetono... Il sistema all'infinito. All'infinito. Cos'è che quella zona, cioè, facile poi scappare, se vieni fuga. No? Cioè, la prima cosa che guardano è quanto rischio. Le strade, cioè, no, aspetti. Non sono mica stupidi. Quanto rischio? Cioè, il rischio che corro ne vale la pena? Sul punto vendita nostro, di sicuro. Le ricordo, 1,2 milioni la prima volta, pagati 700.000 euro assicurazione e 500.000 perso. Chiusura del punto vendita, 600.000 euro di investimento. Dunque siamo 1,1 milioni. A me, chi è che mi risarcisce adesso questi danni qua? E le tasse le ho sempre pagate, le sto pagando. Non è che ho detto, bene, adesso dall'F24 mi tiro via 1,1 milioni, perché lo Stato non ha fatto niente nei miei confronti, lascia che questi delinquenti possano commettere reati, possano spararci, possano anche ammazzarci e mi fanno chiudere le attività. Chi è che mi ripaga, stima? Cioè, io in 6 anni, per aver aperto un'attività, ho perso 1,1 milioni. Non so. Oltre il danno la beffa, si dice in questi casi. E comunque sono qua che vado avanti, non è che mi sono qua che mi piango addosso o che mi dispero. E la domanda che ha fatto prima Graziano: avete mai pensato di andare via? Sì. Sì, più di qualche volta. Detto, per noi ne abbiamo, per io e per la mia famiglia ne abbiamo, ci sono posti che mi aspettano a braccia aperte. Ma io ho un impegno morale, io ho 50 dipendenti che lavorano per me, se la mia azienda è cresciuta è anche per merito suo. Io non sono un bandito, un delinquente, io non li lascio in mezzo a una strada. Questo le fa onore. No, è normale, io penso. Esatto. Cioè, io sto ragionando da persona normale. Ma infatti in questo Stato la cosa che fa specie è che le persone normali sono straordinarie. Perché essere normali non è più normale, cioè non so, mi sembra tutto ribaltato, infatti non si può che dare atto di più. A lei e anche a Graziano. È da ringraziare tantissimo Gio Formaggio per quello che si possa dire sul suo conto, che lui abbia cavalcato l'onda. No, è giusto dire le cose, che lui abbia cavalcato l'onda, perché lui ha fatto come fanno tanti politici che si addossano il caso. No, possono pensare quello che vogliono di questa persona, ma io solo posso dire cosa ha fatto
per me e per questa persona qua. Ha rischiato di andare in galera per noi, perché si è esposto così tanto che quello che ha rischiato più di tutti forse è stato lui. Dunque merito, grande merito, quello che ha fatto nei nostri confronti. E se non era per lui, forse la grinta che ci mettevamo noi non era così evidente e potente. Lui mi ha dato la pacca sulla spalla e fa: ma cosa cazzo vuoi fare dalla vita dei delinquenti? Quando che una persona la sera dopo, mi ricorderò finché vivo, ho detto: dobbiamo dimenticare. Dimenticare cosa? Qua abbiamo rischiato l'osso del collo, tutti dobbiamo dimenticare. Ma tutto sommato se Zancan chiude il punto vendita, chissà che si tranquillizzi un po' la storia. Bene. Cioè, questo è quello che abbiamo ricevuto in cambio, direttore. E sono cose che fanno male dentro. Fanno male quelle cose lì. Comunque il coraggio che avete dimostrato, anche la dignità di Graziano Stacchio, anche la moderazione, no? Quando ha detto: io non sono un giustiziere, io ho voluto salvare una ragazza ed è successo quel che è successo, non ho mirato per uccidere, infatti la perizia balistica dimostra che il colpo era diretto sotto, diciamo, verso il motore, quindi all'altezza, sotto il ginocchio della vittima. Zancan, io vengo gratis a farti la guardia del corpo. Sarà chi è questo? È un suo amico? È quello della medaglia. è quello che mi ha dato la medaglia. Lo salutiamo, è un funzionario di polizia. Ciao Paolo, grande. E a tutti gli agenti di polizia e carabinieri che fanno quello che possono con i mezzi scarsissimi che vengono loro, che vengono messi a disposizione delle forze dell'ordine. Grazie allo Stacchio, grazie molte, grazie per essere stato qui, grazie Zancan, grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Ci risentiremo, seguiamo questa vicenda perché riguarda la sicurezza dei cittadini, ma anche la reputazione di un paese. Cioè non si può pensare che un paese possa essere abbandonato in questo modo, vessato, schiacciato, e noi parliamo degli schiacciati dalla crisi, ma c'è anche chi è schiacciato dall'indifferenza, chi è schiacciato dall'immobilismo di, non solo di una classe politica, di tante caste che si fanno gli affari loro e non pensano soprattutto a questo, a difendere la vita dei loro cittadini. Grazie a tutti, veramente, grazie a Gio Formaggio, grazie a Gennaro, grazie Marotta, a voi, che è stato l'unico politico questa sera a intervenire, perché ne avevano chiamati altri e per vari motivi non sono arrivato. Ha avuto coraggio. Poi altri non saranno potuti arrivare per motivi giustificabili. Insomma, Marotta è l'unico politico e questo gli va dato atto. Certo. Allora, grazie a tutti, buonanotte, ci rivediamo domani sera con Mirella Tuzzato e i Veneti schiacciati dalla crisi. Arrivederci, buonanotte, buonanotte. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.